Le letture del giorno di Pasqua hanno una valenza pedagogica intrinseca, anche perché, per il cristiano, il giorno di Pasqua rappresenta la pienezza del disvelamento del senso della sua fede. E quindi è chiaro che il modo in cui viene narrato l'evento pasquale ha un suo valore educativo intrinseco per il cristiano. Quello che vorrei proporre oggi, però, sono alcune suggestioni pedagogiche tratte dal racconto del Vangelo e dal dinamismo narrativo che troviamo nel racconto del Vangelo. Noi vediamo come si arrivi in modo progressivo alla consapevolezza dell'evento pasquale. Il primo step è l'incontro delle donne che vanno al sepolcro per prendersi cura del corpo di Gesù defunto e non lo trovano. Tornano dai discepoli, gli apostoli, e dicono: hanno portato via il Signore. Quindi il primo step è un incontro approssimativo, se volete, iniziale con il mistero pasquale. E del resto, ogni nostra conoscenza nasce da una prima percezione, da un primo presentimento che non ha fin da subito la forma di un'idea chiara e distinta. Tutto ciò che noi apprendiamo lo apprendiamo inizialmente a partire da nozioni vaghe e confuse. Poi Pietro e Giovanni si mettono in movimento, di corsa, Giovanni che è più giovane, per raggiungere nuovamente il sepolcro. E qui in questo c'è, a mio avviso, un altro elemento di tipo pedagogico, che è la motivazione, la spinta motivazionale, che porta fuori di metafora anche la mente a mettersi in movimento, quasi a correre fino al fine di apprendimento che dovrebbe raggiungere. Giunti al sepolcro, ecco, di nuovo c'è una specie di prassi che viene messa in atto, per cui Giovanni, che è più giovane, quindi arriva prima perché corre più svelto, attende Pietro, che è l'anziano, il capo, colui a cui Gesù ha affidato il ruolo di primo discernimento. E quindi Pietro entra per primo, Giovanni lo segue. Anche in questo c'è un'immagine di ciò che accade nel cammino dell'apprendimento, per cui il cammino dell'apprendimento non è mai solitario, ma è un cammino che si svolge in modo condiviso attraverso il contributo di più persone ed in cui le persone di maggiore esperienza sono chiamate a dare un contributo più forte. Infine c'è la consapevolezza, la prima consapevolezza che Pietro e Giovanni acquisiscono del fatto della risurrezione. E questa prima consapevolezza è il punto di partenza di un apprendimento più stabilmente consolidato.